Senate door. Buongiorno a tutti. La seconda task complessivo che è stata realizzata nell'ambito di questa attività della convenzione era, diciamo, la definizione del piano di campionato di intervisione della rete Resonant. Qui vediamo il frontespizio del documento prodotto e principalmente all'interno del documento troviamo le informazioni su quelle che già Giancarlo ha definito prima le due diverse tipologie di rete, in forma tabellare con una quantità molto cospicua di informazioni. Le premesse che hanno portato alla definizione di questi due diverse tipologie di rete. Le premesse sono di ordine legislativo principalmente, così come abbiamo già, stato accennato precedentemente in vari interventi. L'articolo guida del 230 da seguire l'articolo 104, in cui vengono definite competenze e viene richiesta di ISPRA il coordinamento tecnico, che cosa? Quella che abbiamo chiamato rete Resonant, lì non chiamata rete Resonant, chiamata rete degli studenti e organismi idoneamente attrezzati. E un altro punto principale, un documento legislativo, una raccomandazione europea, quella del 2000, in cui vengono in qualche modo definiti gli aspetti tecnici di costruzione della sorveglianza ambientale all'interno degli Stati membri, e anche lì si parla quindi delle diverse tipologie di reti. Come abbiamo detto prima, la prima rete che un nostro membro si deve dotare, quella chiamata rete fitta di monitoraggio, è una rete distribuita in modo capillare sul territorio e deve in qualche modo consentire alla Commissione europea di calcolare le medie nelle diverse aree macroregionali. Cosa sono le aree macroregionali? All'interno della raccomandazione, come molti di noi sanno, ogni Stato membro viene, in qualche modo ripartito in chiamate all'interno della raccomandazione regioni che noi come Italia abbiamo richiamato all'interno dei nostri documenti aree macroregionali. In Italia quindi c'è una macro area nord, una centro e una sud. Una volta che si è arrivati a livelli di radioattività medi nelle aree macroregionali, si può magari avere come secondo obiettivo proprio quello di arrivare in qualche modo alla dose, alla popolazione. La rete di radio monitoraggio abbiamo già accennato, abbiamo visto che cos'è, è una rete con punti, con almeno un punto di misura per matrice in ogni area macroregionale, ed è una rete che deve avere in qualche modo una sensibilità molto più spinta, perché deve in qualche modo fornire un valore di radioattività del punto che si sta campionando, in modo da avere un andamento nel tempo di quel livello di radioattività e poter consentire di essere comunque rappresentativo di quella macroarea. Un altro documento da tenere, che è stato fortemente tenuto presente per la realizzazione di questi due piani di campionamento, è un documento che è stato prodotto, lavorato negli anni precedenti al 2012 e prodotto e pubblicato nel 2012, che sono le guide per il monitoraggio della reattività, a cui hanno partecipato il sistema agenziale, ma non solo il sistema agenziale, anche gli altri enti competenti in materia, e che struttura in modo tecnico, in modo specifico, le diverse tipologie di rete, ma anche tutti gli altri aspetti o altre tipologie di matrici, di misure che comunque sono ritenute fondamentali e importanti sul territorio nazionale. Quindi l'obiettivo della task è stata quella della definizione dei piani di monitoraggio per la rete fitta e per la rete diradata.
con tutti gli aspetti tecnici, quindi i dettagli sulle matrici, i radionuclidi analizzati, le frequenze e i metodi di misura utilizzati. A questa tasca è stata coordinata dall'ISPRA, ma ha visto la partecipazione di tutti quanti i partecipanti alla rete, quindi tutte le agenzie regionali, la Croce Rossa e gli istituti zooprofilattici. Allora, la metodologia quindi è stata quella di preparare un format specifico da far compilare a tutti quanti i laboratori, per raccogliere quindi tutte le informazioni aggiornate riguardo ai diversi piani di campionamento di tutti quanti i laboratori. Questo fa un format guardato di istruzioni per la compilazione e per la facilitazione quindi della sua compilazione. Quindi all'interno c'erano già magari delle tabelle già preventivamente compilate per poter scegliere le varie tipologie di dato da inserire. Quindi, una volta raccolti tutti quanti i dati, questi sono stati in qualche modo elaborati. Come diceva Giancarlo, si è arrivati a elencare, a raccogliere oltre 1500 punti di misura. Vi sono all'interno del piano circa 200 matrici analizzate e all'interno del piano, visto che come ho già presentato, uno dei documenti da seguire è il manuale sono le linee guida specifiche, ancora 150 punti devono essere integrati all'interno dei diversi piani. Questi 1500 punti di misura, adesso non mi ricordo se è mai stato detto, c'è ancora. Non comprende ancora la totalità dei soggetti partecipanti alla rete, ma manca ancora da dover integrare all'interno dei diversi piani l'ARPA Campania. Una volta fatto questo, quindi c'è stata una proposta del piano di campionamento e misura della rete diradata, tenendo conto dei dati della rete fitta e delle candidature di diversi laboratori. Quindi la rete diradata è stata in qualche modo prodotta una volta che si aveva il quadro completo della rete fitta. Quindi sono stati raccolti in particolare per i dati tecnici la regione, la matrice, il punto di prelievo con il codice eventuale del laboratorio assegnato a quel codice, a quel punto di prelievo, quindi il comune, la località, l'indirizzo, le coordinate e le altre informazioni. La tipologia di misura, la frequenza del campionamento, la frequenza di misura, la MAR, la minima attività rilevabile e l'unità di misura. Nell'ambito di questa task sono stati raccolti ulteriori informazioni che sono da corredare la prima parte del manuale della rete, in quanto questa task, come ha detto Giancarlo, è a tutti gli effetti una parte. È parte integrante del manuale della rete. Quindi nell'ambito di questa task sono stati raccolti queste altre informazioni che ha già fatto vedere Giancarlo, cioè l'anagrafica dei laboratori, e in più abbiamo raccolto ulteriori informazioni che sono le risorse umane, quindi la quantità di personale per ogni singolo laboratorio, quanto tempo ci lavora e anche il ruolo assunto all'interno. Quindi all'interno del documento quindi vi sono le informazioni sulla rete fitta. Task scritte in forma tabellare, è stato costruito tutto quanto in formato Excel, in formato Excel e quindi poi riportato nel documento. È una tabella molto ampia, con un notevole numero di informazioni. Come vedete qui in questa tabella, che poi è stata riportata nel documento, ci sono tutte quante le informazioni. In particolare alcune informazioni mancanti sono state evidenziate in alcuni colori, diciamo quelle parti che devono essere in qualche modo integrate all'interno del piano secondo quanto prescritto dalle linee guida sono state evidenziate in giallo, mentre punti presenti ma che non corrispondono esattamente a quanto prescritto dalle linee guida hanno un colore diverso, che sono in colore arancio. Un accenno in particolare va fatto ai punti di campionamento delle acque superficiali, in quanto ancora adesso siamo
diciamo, sono state raccolte una serie di informazioni, ma il confronto diciamo, è ancora aperto con tutti quanti noi partecipanti per stabilire, definire in modo univoco quali sono i bacini che devono in qualche modo devono essere presi in considerazione dall'interno del piano. Per quanto riguarda, scusate, davanti. Per quanto riguarda la rete della data, quindi è stata diciamo, costruita una volta che si è avuta a disposizione la rete fitta. La rete di radata quindi è in gran parte un sottoinsieme della rete fitta. Diciamo in generale si può dire che alcune frequenze della rete fitta, della rete di radata, devono ancora adeguarsi a quanto prescritto all'interno del documento delle linee guida accennato prima. Diciamo, come è ovvio, ancora non tutte le prescrizioni delle reti di radata richieste sia dalla Fondazione nelle linee guida, nella Fondazione Europea del 2000 e nelle linee guida, sono ancora implementate all'interno della rete. Qui ho riportato la tabella all'interno del documento in cui ci sono diciamo, le parti mancanti per quanto riguarda le reti di radata. In particolare, come possiamo vedere, sono quelle parti mancanti principalmente sono proprio quelle che riguardano le misure di radiochimica che devono essere ancora diciamo, in alcune zone, in alcune regioni, in alcune zone del territorio essere implementate. E niente, questo diciamo, è quello che sarà diciamo, uno degli aspetti da tenere in considerazione per il completamento di quelle parti che sono ancora da completare all'interno delle due reti. È chiaro che quindi questo è un punto di inizio, questi due piani di campionamento periodicamente vanno in qualche modo aggiornati e saranno sicuramente quindi già nei prossimi tempi, già tra due anni, ovviamente quello che sarà scritto in questo momento sarà obsoleto perché ci sarà da aggiornare seguendo quello che sarà l'evoluzione e i miglioramenti che ci sarà all'interno di ogni singolo laboratorio e di ogni singola regione. Quindi ringrazio l'attenzione e passo la parola alla prossima.